Ma mi piace ricordare tutti i lavori che abbiamo fatto, per esempio, nei cimiteri. Aguzzi, allora, che cosa stona secondo lei nel discorso di fine anno del sindaco Seri? Ma ogni partito è libero ovviamente di dire le cose che sono. Io ho anche voluto ricordare stamattina che molte delle cose che questa amministrazione attuale sta portando avanti in questa città non è tanto frutto esclusivamente della bravura di chi c'è oggi, ma frutto di grandi sacrifici, grande lavoro di chi precedentemente ha creato queste condizioni. Un sindaco a fine anno o durante l'anno può giustamente mettere in evidenza e deve mettere in evidenza le cose che sta portando avanti, deve mettere in evidenza anche i risultati che dal suo punto di vista è riuscito a cogliere in maniera positiva e portarne a conoscenza la città. Questo lo può fare sotto il punto di vista politico, lo può fare anche attraverso la cosiddetta comunicazione istituzionale, che sono tutti, diciamo, quei modi di arrivare ai cittadini attraverso anche modalità, diciamo così, che portano anche un costo ai cittadini, quindi la comunicazione istituzionale di solito si paga, viene pagata dall'amministrazione comunale per poter, diciamo così, portare i cittadini a conoscenza delle cose. Ecco, non è giusto e non va bene, io su questo, diciamo così, ho deciso di fare questo intervento. Questa comunicazione istituzionale non può servire per dire male degli altri, per dire male di quelli che ci sono stati prima, per dire male dell'opposizione, per dire male degli altri sindaci. Ecco, questo non va bene. Questa è una cosa che io ritengo una grossissima caduta di stile di Massimo Seri in quella conferenza stampa. Diciamo indegna, verso chi ha amministrato prima, ma anche verso i cittadini stessi della città di Fano.